Bentornati sul canale, sono Fani e oggi andiamo a vedere un accessorio che ho appena preso per la mia piscina. Piscina che vi ricordo esiste un video, se non l'avete visto andate a vederlo, lo trovate qui sopra nelle schede, per come montarla e come mantenerla pulita, come vedremo dopo. Cosa possiamo fare adesso con questa? Possiamo organizzare dei bellissimi pool party notturni. Lampada LED IP68 completamente immergibile nell'acqua, cavo da 8 metri e trasformatore. Trasformatore perché questa lampada va a 12 volts, quindi assolutamente sicura, garantita 50.000 ore, quindi avete voglia di farne di feste in piscina, se i vicini lo permettono. Presa asciugo, comandabile tramite un'app che trovate nel manuale di istruzioni, oppure se avete perso il manuale per qualsiasi motivo, qui sopra nel trasformatore trovate il QR da inquadrare e potete scaricare l'app, app che funziona sia con iOS che Android, quindi nessun problema. Questo modello particolare è da 20 watt, ma lo trovate anche da 10 o da 40. In quel caso lì da 40, il kit comprende due lampade. Tutto questo va in base alla dimensione della vostra piscina. Per la mia ho scelto una lampada solo da 20 watt. Adesso andremo a vedere quanta luce fa. Questo modello di lampada si adatta a qualsiasi piscina, sia interrata che fuori terra. Nel caso delle interrate, ad esempio, se l'avete in cemento o piastrellata così, nessun problema. Potete applicare della colla su questo, che vi viene fornito in dotazione sia l'anello che la colla. Questo lo andate ad appiccicare sulla vostra piscina, quindi sulle piastrelle, quello che è, con la colla. Dopodiché lui è magnetico, quindi la lampada si adatterà perfettamente alla sua postazione, quindi non avete problemi. Se invece avete una piscina fuori terra, ad esempio in acciaio, nessun problema perché è proprio la lampada ad essere magnetica, quindi potete benissimo attaccarla in questo modo. Se invece avete una piscina fuori terra in tessuto, da poveri come la mia, questo lo mettete al di fuori del telo. Al di fuori, questo dentro, e avete risolto. Quindi si adatta a qualsiasi piscina. Adesso bando alle ciance, andiamo a provarla. Scarico l'app e la proviamo. Allora, ragazzi, sta piovendo, ma tanto il trasformatore della lampada è IP68, quindi ce ne freghiamo. La lampada fatta per andare in acqua, quindi ce ne freghiamo, e andiamo a installarla. In questo caso, come vi dicevo, la piscina da fuori terra in tessuto, vado a mettere la lampada e questo lo collegherò da fuori. Quindi tramite l'anello io vado a mettere qua la mia lampada e l'anello andrà a sorreggere la mia lampada. Scelgo un punto a caso. Adesso accendiamo. Il controllo era abbastanza semplice, adesso come vediamo, adesso io con questo posso agire sui colori e la lampada cambia. Ah, ragazzi, in descrizione vi lascio il link alla lampada, scegliete il modello che più si aggrada alle vostre esigenze. Ovviamente se avete una piscina piccola ne basterebbe magari una 10 watt, se avete una piscina che inizia a diventare un pochino più grossa magari basatevi su un 40 watt. Comunque qui sotto in descrizione trovate il link diretto all'acquisto. La lampada funziona bene, ho qualche remora sull'app perché sinceramente non è proprio fatta bene, però purtroppo senza non funziona. Va bene per giocare con la luce, per cambiare l'intensità e il colore, ma per quanto riguarda la musica e l'attivazione col microfono, perché dovrebbe andare a tempo di musica, sinceramente non funziona come dovrebbe funzionare. Per il resto però ci siamo, comunque fa una bella atmosfera, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!